Nel prossimo congresso nazionale abbiamo pensato di dividere una parte di tipo educazionale, di educational, da condensare in delle sessioni pratiche, sia dei mini corsi proprio che hanno una finalità educativa o delle sessioni su come fare nella pratica alcune procedure. L'abbiamo chiamata tips and tricks, proprio a indicare i trucchi che in base all'esperienza bisognerebbe avere. Nella parte invece dei simposi, che cercheranno di coprire gli argomenti innovativi che abbiamo nell'ambito della ritmologia e che possono essere anche uno spunto di discussione e una finestra su quelle che sono le prospettive future. Abbiamo pensato di inserire anche una serie di sessioni di controversie nelle quali si discuteranno gli argomenti su cui non c'è una, in questo momento, una uniformità di vedute, in modo tale da dare all'uditorio la possibilità di vedere questi argomenti ancora in discussione da angolature diverse, da due prospettive diverse. Vogliamo cercare di dare anche spazio a quella che è la ricerca in Italia, cercando in qualche modo di avere delle sessioni di comunicazione che abbiano lo spazio adeguato, questo per stimolare i giovani a mandare dei contributi scientifici. Abbiamo previsto quindi queste sessioni che occuperanno degli orari importanti nell'ambito della struttura organizzativa del congresso, quindi per dare la giusta visibilità, anche eventualmente riducendo il numero di sessioni dedicate a queste, proprio per cercare di avere i contributi adeguati, che ci auguriamo anche di poter premiare poi con dei premi economici, diciamo, dare dei riconoscimenti economici a quelli che possono essere i lavori migliori che vengono presentati.